Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Avanti. Prego. Ehi là. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Sto bene. Signora Refic, è molto lieto di incontrarla. Si accomodi. Sai, ero un po' preoccupato perché temevo che mi portassero qua qualche ragazzotto che viene qua a espiare le sue colpe. Invece lei, per fortuna. Lei che rapporto aveva col suo preside? Amichevole, pacifico, sì, sì. E studiare le piaceva? Ci organizzavamo e capivamo come potevamo procedere sullo studio. Sembra uno dei miei collegiali che si organizzano, poi dopo io gli chiedo chi era Garibaldi e gli esce qualunque cosa. Certo, certo. Chi è Giuseppe Garibaldi? Era sicuramente una brava persona, cioè nel senso uno che comunque si comportava bene. Senta, per esempio, chi erano i Guelfi e i Ghibellini? Annaccia miseria, ma io me lo chiedo sempre pure io, no? Perché poi uno sa, dice chi erano i Guelfi e i Ghibellini. I Ghibellini. Ma almeno lei saprà chi ha scritto Pinocchio. Mannaggia miseria, era un gran bugiardo chi ha scritto Pinocchio. Io ho questa sensazione che lei, invece di studiare fin da bambino, abbia iniziato a studiare recitazione, perché è così bravo a interpretare questa parte dello studente che sa e in realtà non sa nulla. Grazie, questo era un complimento. Certo che è un complimento. Quando hai cominciato a recitare? Io ho iniziato a recitare all'età di 7 anni. Vede? Avevo 7 anni, sì, ero... Vale. Era un bambino. Lei è stato davvero gentile a accettare l'invito perché stiamo iniziando a preparare uno spettacolo. Ciò che noi chiediamo a lei oggi di fare è di darci una mano nelle audizioni. Sarà un grande piacere. Ecco, ma le piacciono i ragazzi, i giovani? Tantissimo. Io a Napoli, insieme a mia mamma, abbiamo aperto questa realtà che è la nostra accademia, dove mia mamma insegna danza ed io faccio delle masterclass di recitazione. E in che quartiere vi trovate? Secondigliano. Quindi certo. Anche un quartiere non facile. Un quartiere che comunque ha delle sue difficoltà, come tanti altri quartieri, però ha tanta magia. Lì si sogna un po' di più. Ah, che bello. E lei probabilmente aiuterà questi ragazzi a sognare. Devono sognare, perché tutti devono sognare. Sì, per forza.